Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova Pokémon Tier. Prima di iniziare con questo video ragazzi vi voglio invitare fin da subito a lasciare un mi piace per caricarvi, perché la prossima tier sarà molto molto particolare, già ce l'ho in mente, e sarà insieme a Luke dal vivo a casa sua, già ve lo spoilero. Quindi se la volete fatemi vedere con un mi piace sotto questo video che questa serie vi piace ancora. Avrete notato che non la chiamo più Tier Maker ma Pokémon Tier, che ha un po' più senso. E direi però di non perderci in ulteriori indugi. Ovviamente se non siete ancora iscritti vi invito a iscrivervi al canale e tutte le varie cose. Passiamo alla schermata della nostra tier, perché quest'oggi ragazzi siamo con i capi palestra. Siccome ho fatto recentemente, ma neanche troppo in realtà, un video in cui andavo a criticare le palestre di sesta generazione e conseguentemente il loro ritorno in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, oggi più che parlare dei capi palestra in generale prendiamo i singoli capi palestra per l'appunto e andiamo a valutarli nella nostra consueta scaletta. Quindi cambio di musica e direi che possiamo andare. Allora, tra l'altro sono messi in ordine un po' casuale. Abbiamo Rudy è abbastanza vago come capo palestra, non dice molto, però devo dire non ha un pessimo design, quindi giusto per scremare un po' le acque all'inizio lo metterei in B. Ecco, già la sesta gen ragazzi, io questa gente qua non la capisco, cioè non solo sono brutti, no? Ma il problema è che non hanno nessuna caratterizzazione. Fra D, che cosa ti devo dire? Violetta è un attimino meglio perché ha un design più carino ed è più contestualizzata, sai, le foto, i coleotteri, ci sta. È un po' più sviluppata, C, ma niente di più. Oh, lui mi ha fatto bestemmiare tanto da piccolo. C'è anche una side quest carina, quella di Ciclanova, alla fin fine, tipo il sindaco della sua città, è una versione beta di Aristide. Scusami, tu chi cazzo sei? Ma questa è Petra? È Petra? Fatemi fare una ricerca. Cazzo, è Petra! Cazzo, gli è successo in sesta gen? No, comunque orribile, capo palestra inutile. Fiammetta è molto caratteristica in realtà, a parte per le sue doti ineluttabili, però è molto caratteristica perché è forse uno dei primi capi palestra che non si sente adatta al suo ruolo, quindi in realtà è caratterizzata bene, un bel design, non è malaccio, è anche fortina, c'è un bel team. B, non più di B però. Oh, adesso parto le bestemmie. Raga, io lo so che lei piace a tanti, però io non riesco a prenderla sul serio. Non riesco a prenderla sul serio. È una cosa che ho detto in alcuni commenti del video sulle palestre. Cioè, per me un personaggio così caratteristico, così importante della regione, non può andare in giro in pattini. È una presa per il culo. Quindi Ornella, che mi fa davvero cagare per quanto sia caratterizzata all'interno della trama. D. Telepath, bellissimi Telepath ragazzi. Telepath top coppia di capi palestra, cioè un'idea geniale. Telepath vanno in S perché sono ottimi ottimi capi palestra. Tu sei Alice. Ok, i design di sesta gen non me li ricordo. Tu sei Alice nel paese delle meraviglie, che va in B perché ha un bel design, ha un bel team, però è tipo il nulla nel gioco. Adriano neanche lo considero capo palestra, pensa un po'. Però Adriano non è male come personaggio, è carismatico, poi diventa anche campione, non è una cosa da sottovalutare, quindi magari lo mettiamo al livello di Walter, lo mettiamo in A. Astra, anche qui stesso problema della sesta gen. Lei forse è un po' meglio dei tre che ci sono in D, però il problema è che non fa nulla questo personaggio, non fa nulla. È una Sabrina un po' più evoluta, quindi sì, non è malaccio come personaggio, però C, perché non ha senso nella trama, non c'è nella trama, non è che non ha senso, non c'è proprio. Oddio, un altro figa questo, mamma mia. So che magari chi ha visto l'anime potrebbe dargli punti in più, a me l'anime fa schifo in generale di Pokémon. C, anche lui, cosa devo mettergli? C, è inutile, non fa nulla, è lì, lo sconfiggi e a caso, tra l'altro una palestra fastidiosissima. Tu non mi ricordo neanche il tuo nome, fatti cercare. Edel, va bene, Edel. Un altro elemento che, oddio sì, lui è un po' più caratteristico perché è l'ultimo, però anche qui non andrei sulla B. Forse un attimino meglio di Lem. Anzi, Lem inizio già a spostarlo in D, che mi fa cagare. Si chiamava Edel. Ah, è comunque C, non mi ricordo già più il tuo nome. Questa qui è la Sarta. Questa è una Sarta. L'ho scoperto tipo l'ultimo let's play che ho fatto di poco un Y personalmente, cioè un mese fa. E è un folle, cioè ha degli occhi allucinanti. È una fattina. E non fa nulla. D, come tutti che aveva l'estra di sesta gen praticamente. D, che cosa vuoi dirle? D. Questo è un altro elemento che schiaffo subito in D perché è imbarazzante. Oh, Norman, ragazzi. Norman è Norman perché è il padre del giocatore. È una cosa che non si è più vista ed è originale, semplice, come un padre deve essere, di tipo normale. Mi piace molto S insieme a Telepath. Ferruccio, un altro grande elemento perché è il padre di un altro capo palestra. Mi piace molto anche Ferruccio. È legato all'isola Ferrosa. Bello, bel design tra l'altro. E poi personaggio anche abbastanza carismatico, devo dire. S pure lui. Oddio, Aloe. Qua, tasto dolentino, perché ho già messo un nero in D, non vorrei mai. No, allora, Aloe, qual è il problema di Aloe? Che è molto anonimo come personaggio. È di tipo normale, però personaggi di quinta gen guadagnano in importanza della trama, perché alla fine della trama giungono ad aiutare il personaggio. Quindi per quanto Aloe mi faccia cagare, proprio perché è un capo palestra veramente sciatto, non ha niente da dire, comunque per il fatto che partecipa attivamente
completamente la trama di Reichi. Stesso discorso per Artemisio, però Artemisio mi piace molto di più perché lo trovo un pochino più originale e quindi va in B. E soprattutto trovo un certo carisma in questo personaggio, un carisma diverso da quello che ci si aspetterebbe da un Cupolestra, però è ok. Spighetto, ok, adesso facciamo una cosa, dove sono gli altri elementi di sto trio? Ecco, loro possiamo metterli tutti in D, dal primo all'ultimo. Facciamo subito una cosa, Spighetto, Chicco, Maisello, tutti in D, perché sono inutili, sono orribili e manco partecipano alla trama, quindi non so cosa dire. Ciprian è stato aggiunto e ok, è un altro nero, sembra razzismo, ma in realtà è perché non è caratterizzato bene, quindi può andare tranquillamente in C. Cazzo, ma c'è lei adesso? Chiara. Allora, qua arriviamo, penso che sia il primo di seconda gen, non abbiamo ancora toccato quelli clou. Chiara, proviamo a omettere il fatto che sia puttana. È molto triste come personaggio, è banale, ricorda una versione un po' più piagnina di Petra. D, anche lei. È incredibile quanti Cupolestra io stia mettendo in D. Oh, Gary, vabbè, Gary ragazzi è Gary. Soprattutto per come è stato trattato poi in Pokémon Oro Argento come Cupolestra, il ritorno in gran carriera di Gary. S, direi, non c'è dubbio. Comor. Comor è un grande personaggio e un grande Cupolestra. Qui dirò un'opinione molto controcorrente, ma Comor è interessantissimo secondo me come personaggio, soprattutto in Nero 2, quindi Comor lo metto al pari di Gary. Ammazzatemi. Ecco, Erika è un'altra, no? La prima gen si dice becchi di Palestra, poi invece becchi Erika, che è lì nel giardino, drogata perché non capisce nulla. Ok, è di prima gen, non è un pessimo design, è un'anticipazione delle Kimono Girl, non mi dispiace. Però C. Valerio molto carismatico invece. È un po' banalotto come personaggio, nel senso che non fa nulla poi per il resto del gioco. Però la sua caratterizzazione è molto 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 bella. Ha un design veramente accattivante. Non so se lo metterei in A, proprio perché secondo me ha una forza carismatica importante e guadagna solo di quello. Se avesse anche un ruolo lo metterei in S. Oh, Bianca. Allora, Bianca è un altro personaggio un po' particolare, perché in realtà ha una caratterizzazione, è tipo guardiana del tempio di Regigigas, però è una cosa che nel videogioco è trattata col culo e non se ne parla mai. Quindi sono un po' combattuto su Bianca, che pure è ambientata benissimo in una città molto bella. Non andrei sulla A, però una B direi che Bianca se la può meritare. E poi abbiamo Giovanni, che invece come Cupolestra è molto intelligente, perché vuole anche secondo me far passare un messaggio, no? Il fatto che la criminalità, quando è organizzata, si insedia anche nelle istituzioni di una regione, uno stato che sia. Quindi S per Giovanni, perché è molto bello. Oddio, lei non è così male, sapete, è uno dei pochi di quinta gen che non mi dispiace. Guida gli aerei, è coerente col suo tipo, ha un bel design, è figa, è guardiana della torre cielo, è contestualizzata bene effettivamente lei. Bel personaggio. Ok, Furio è molto figo invece. Furio mi piace molto. Trovo carino il fatto della cascata, il fatto che sia un lottatore e abbia Pokémon di tipo lotta, così come un lottatore dovrebbe essere. Sì, è un po' come tutti quelli di seconda gen, non fa nulla poi nella trama e non lo metterei a livello di Valerio perché mi piace leggermente meno, però una B se la merita. Così come B, secondo me, se la merita Marzia, che è tutto sommato è un bel Cupolestra molto interessante. Poi è nera, e mettere un nero sulla B ci porta avanti nella graduatoria. È nera, non so se è nera, qua sembra nera, non credo però sia nera nel gioco effettivamente. Ogni tanto appare nei giochi tipo in qualche bar così random, non è male come personaggio, però non sopra la B. Nina, oh, questa è la figlia del mio preferito, che tra l'altro non c'è. Ok, no, sì, c'è, perfetto, è Koga. Dopo, vabbè, a Koga ci arriviamo. Lei, Nina, non so, mi sa tanto di versione di Koga ridotta. Se Koga lo metterei in S, Nina la mettiamo in B. È un po' la copia tarocca. Jasmine, invece, Jasmine è un Cupolestra carino per essere di seconda generazione. È quasi un'anticipazione di Fiammetta per come si pone. Poi tutti i meme sul capito, l'acciaio duro. C. E anche se mi piace il contrasto, lei tutta tenerella e il tipo acciaio, che è una contestualizzazione per paradosso, ma interessante. E poi abbiamo il Cupolestra. S. Angelo S è il migliore. È il migliore, una personalità fantastica, una sottotrama fantastica. È quasi un rivale lui per certi versi, perché vorrebbe ottenere Ho-Oh e Lugia al posto nostro. Se ci fosse una categoria sopra tutti questi, metterei Angelo probabilmente. Rodolfo è totalmente inutile. C. Non c'è molto da dire su Rodolfo, a parte una pettinatura discutibile. Raffaello. Oh, è un pigliamosca. Di Camelia invece, pur essendo un personaggio strano e pur non piacendomi molto in generale, ha un certo carisma effettivamente. Ha un certo carisma, una buona personalità, è un bel design anche se strano. B. Koga. S. Koga, per chi si ricorda, ma non penso siano in molti, è il mio primo avatar di YouTube. Io adoro Koga per come gioca, per la caratterizzazione, per il fatto che poi diventi Super 4, per il fatto che sia in realtà cattivissimo. Qua cedo un po' alla mia opinione proprio a sentimento, non razionale. Koga S, non posso fare molto. Fanny, che in questo sprite è veramente incazzatissima, è
un altro capo palestra che non mi piace, perché Fenny non ha niente a che vedere col tipo spettro, la sua professione. Parla in francese, è solo fastidiosa, quindi sì. Madonna, Iris non mi ricordavo neanche fosse capo palestra. Iris, ti segue un po' per la trama, è contestualizzata, poi diventa campionessa. Da questo punto di vista qualcosina guadagna, però non so cosa perché uno dovrebbe scegliere Iris come capo palestra di Boreduopoli che va in B. Scegliete Aristide, che è un personaggio con un carisma allucinante e va in S. Aristide sì che è un grande capo palestra, sindaco della sua città, design fighissimo, arrabbiatissimo, Pokémon forti, personalità prorompente, partecipa alla trama spiegandoti i miti di Unima. Perché uno dovrebbe scegliere Iris? Tenente Surge. Tenente Surge è un altro bel paio di maniche, perché Tenente Surge è un bel personaggio, è contestualizzato bene, c'è tutta la storia della guerra, però è una cosa che abbiamo creato noi, capite? Cioè non è una roba nel gioco, è frutto di teorie. Poi è vero, parla in inglese, la guerra, quindi è caratterizzato sì, però cioè è più caratterizzato dai fan Surge che da Game Freak, quindi A. Omar il distruttore è un altro elemento che per me non ha senso. Classico capo palestra che, non so, forse vuole sembrare anche un po' stupido, che fa una professione che non c'entra niente. È veramente triste, secondo me, Omar il distruttore, ma in generale tutti i capi palestra che si atteggiano in questo modo. Quindi D, assolutamente. Velia, invece. Velia è proprio bella. Tipo azzeccato. Caratterizzazione azzeccata. Città azzeccata. Palestra azzeccata. Una chitarrista punk, che poi lei è bassista. Una bassista punk non può che essere di tipo veleno. E una personalità interessante. S, assolutamente, senza ombra di dubbio. E poi c'è la quest del padre che le dà un po' di caratterizzazione. Misty, tenete presente che io devo valutare per il videogioco. Misty è vuota, vuota dentro proprio, è un involucro vuoto. Poi che nell'anime sia un'altra cosa è sicuro, ma nel videogioco Misty cosa fa? Niente, quindi ci si salva perché è Misty e perché comunque è un po' stronza e puttana quando ti parla, rispetto magari a un Lem che ti fa ehi ciao ti sfido. Lui quasi me l'ero dimenticato. Come ti chiamavi tu? Alfredo? Possibile? Sì, ok, è Alfredo, anche perché essendo di tipo ghiaccio lui sta sempre Alfredo. B. Blaine, io non so bene cosa pensare di Blaine. Si percepisce che ha potenziale, però nel videogioco rimane un po' lì, no? Capite? Va nella grotticina dopo che gli esplode l'isola. Gli devi raccattare una chiave in una villa a caso. Ha quel qualcosa tra quelli di prima generazione che ti fa dire ok, questo è diverso dagli altri, però non troppo, quindi anche per lui direi B. Brock, C. È come Misty, nell'anime è figo, nel videogioco è inutile. Sabrina ha una bella caratterizzazione come personaggio, però come tutti i capi palestra all'incirca di prima generazione è abbastanza statica, quindi non so. Però no, se ho messo Valerio e Surge in A, forse anche Sabrina se lo può meritare tutto sommato. Sandra è veramente bella, Sandra assolutamente S. Sandra è ben caratterizzata nonostante stia sul cazzo a molti, perché è un bel design e c'ha il complesso di inferiorità verso Lance, che secondo me è importantissimo sotto certi aspetti, perché la rende effettivamente particolare e te la fa empatizzare magari per qualcuno, quindi S tutta la vita. Oh, eccolo qua, io sapevo che saremmo arrivati a Silvestro. Silvestro mi fa cagare perché è un altro personaggio che non ha senso. Ha un design figo, questo lo salva sicuramente, però poi è un attore che fa il capo palestra, è una cosa che io non capirò mai. Ti salva un pochino per il design figo, come si salvava magari Erika per il design carino, quindi ci... Gardenia è un'altra. Gardenia non è malaccio, è sempliciotta, nel senso che è una giardiniera e ha Pokémon di tipo erba, coerentemente. Ha a che fare con l'antico Chateau, quindi anche una determinata caratterizzazione. B magari, B, se ho messo Blaine in B posso mettere anche lei in B, se ho messo Iris in B posso mettere anche lei in B, direi di sì. Rafan è molto bello. Rafan è contestualizzato bene, è un minatore, rompe i coglioni nella trama fin da subito. È un testa di minchia, ti rompe le balle, però alla fine ti aiuta. È burbero, è cattivo, mi ricorda molto Ferruccio. E quindi siccome Ferruccio l'ho messo in S e a guardare così penso di aver esagerato, quindi adesso lo scaliamo in A, mettiamo Rafan in A. Pedro è tipo Ferruccio, però un po' meno bello perché è il figlio, quindi B. Mentre Corrado, che ve lo sto a dire a fare, Corrado va in S, che ha una caratterizzazione per quei 5 minuti in cui c'è, fantastica, e solo il fatto che siano 5 minuti non elimina il fatto che sia un personaggio con i controcazzi. Ho finito, fatemi ricontrollare, fatemi switchare qualche posto che sicuramente cambierò qualche idea e poi vediamo il risultato finale. No, guardate, solo un cambiamento, butto Cyprian in D perché oggettivamente non è a livello di Aloe, non è a livello di Aloe perché Aloe perlomeno partecipa alla trama, quindi ciao Cyprian, è stato un piacere. Ma sapete cosa? Violetta la metto anche in B perché Violetta, come essendo tra l'altro il primo capo palestra, secondo me ha una caratterizzazione molto carina, quindi B. Ho concluso signori, questa è la tier, vi lascio in descrizione il link della tier per farla
farla anche voi. Taggatemi nelle vostre storie su Instagram con la vostra tier, così le riposto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Fatemi sapere se avete qualcosa da contestare su tutto quello che ho detto nei commenti, così ne discutiamo assieme. Lasciate like, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Mi raccomando, anche i social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Ma minchia, ho distrutto il micro. Video.